questa storia tratta fatti non veri. Cosa vuoi? La storia inizia là. Franzi. Abbiamo un problema. Piano piano, Andorra, io ho detto della fretta. La fretta fa male. E dei problemi? Dei problemi si risolvono. Appunto. Ma Viro Mare quando è bella. E ora dimmi qual è il problema? Ecco, leggi. Ah, si nega al signor bla bla bla. È sempre un problema di soldi, come se i soldi fossero l'unica cosa più importante. Quando vogliono per il teatro? 100, 200, 300? Veramente, 5.000! Az, come si dice? I soldi fanno venire la vista e ciecate. Vediamoci qualcosa, una biscolettina. Vuoi dire una bisca clandestina? È una partita a carte, un tessetto, una tombola. E che è Natale? Ma veramente appena è passato il Pasqua. Però avete visto che si è inventato sto fesso? Pensa a chi? Che bella amica. Antò, è una pessima idea. Con la fortuna che ci troviamo, arriva subito la polizia e ci arrestano. Vabbè, facciamoci il caffè. Mi intendo su quello che mi hai detto. Chiama Rita. Rita! E fai il caffè? Avrà sentito! Che lei è un po' sord. Ma non ci sta peggior sord di chi non può sentire. Ma vengo! Che cosa volete? Siete pure dopo, minini. Siete dalla buona a comanda. Rita, fai il caffè e mi raccomando. Questo qua è il sito, per capire già male. Sì, hai ragione, zucchero anche per me. Così ci addolciamo un po' e magari mi viene un'idea. E sicuro mi sale anche il diabete. Oh, i vomini, siete sempre per tagliati. E voi femmine ne sapete una a chi lo riavola. Ciao, ma sei già Antonio? Che faccio di niente? Tutto a posto? Insomma, siamo poco sconsolati. E sapete come si dice? Chi nasce a fit, muore sconsolato. Dai, una soluzione al problema soldi sempre si trova. Solo alla morte non c'è rimedio. Infatti, quale problema c'è? Non abbiamo i soldi per pagare il teatro. Franzi, come dici tu, i soldi non contano. E sapete come si dice? Senza denaro non si cantano messe. Senti, mi vedo la fame. Davvero? Dopo tutto quello che ti si filato a mangiare ieri sera, Natiele fusillo con ragù, cannellone, abbraciole e patate, asciugatelle, o caffè e la mazza caffè. Non è più. La verità è che mia suocera cucina troppo buona, se no è molto salvata. Ehi, che bel matrimonio. Ecco, vite il caffè. Il caffè deve essere buono, deve esserci. Ho sapito, dico io, cazzo come cocio. Vabbè, piamoci questo caffè e pensiamo ad una soluzione soldi. Ma sapete che vi dico? Non ci manca niente, pensiamo a stare bene. Vedi oggi, c'è Omar e Osol. Franti, qua si vogliono i soldi. Franti. I soldi, sempre i soldi. Lascia stare per un attimo i soldi. A te che ti piace? Quando si mangia bene, come cucina mia suocera, Franti. A te che ti piace? Per me, quando vado a vedere la Sanitana allo stadio, viva Madonna, vinciamo pure. I soldi non fanno la felicità. Voi ci credete? Che ti parli, Franti? È una cosa tra me e il pubblico. Ma qua non c'è nessuno. Ma vira buona. Franzi, questa cosa sarà alla testa, l'idea? Una rapina? È sicuro. Ma quale rapina? Come siamo fortunati? Facciamo la fine di Totò. Franzi, tu hai detto la rapina. Lui ha detto la rapina. Io ho detto niente. E basta con sto teatrino. Spostiamoci vicino al mare. È sicuro mi viene un'idea geniale. Allora qual è l'idea? Tu hai un nonno? Sì, e tu? Io no, per questo l'ho chiesto a te. Ma...
tranquillo, che c'è nel mio nonno? Abitano e basso. Ascolta, lo facciamo morire? Oh, ma tu sei veramente scemo. Scemo, ma è geniale. E mica tanto. Perché lo uccide mio nonno? Ma chi lo uccide? Allora, aspettiamo. Ma che aspettiamo? Allora, che vuoi? Anche i morti possono essere vivi come quello... Io sono vivo. Ma voi avete capito? Fu Mattia, non ricordo il cognome, lui era morto ma vivo. Noi fingiamo che muore e tu ribecchi l'eredità. Senti, queste cose non ti scherzo, e tu stai bene. Queste cose non ti scherzo. E chi scherza? Lo faccio per lo spettacolo. Dai, facciamolo per lo spettacolo. Mio nonno è superstizioso? Franceschi. Lascia perdere. A parlare di queste cose prima o poi si avverano. Allora non vuoi? No. Arrivo! Posta! Grazie, Peto. Il pausino è una raccomandata. Sicuro è una multa. Due cose sono certe. Il postino suona sempre due volte. E le raccomandate sono solo soldi. Madonna! Che sarà mai? È morto! Madonna! Proprio nonno mio! Non volevo, perdonami, non volevo! Ma che tuo nonno? Yarita, vai a prendere un poco d'acqua! Tuo zio, qui dice che ti ha lasciato qualcosa! Ma come? Quello è morto, tu sei felice! Ma sono cose che succedono solo nei film! Andiamo qua! Ah, quello zio! Quale? A uno che non conosco. Ma quello muore due diti. Le bette di risparmio? Davvero? Che taccagno! Sono 5.000! Ma sono perfetti! E io me lo comprerò una macchina! Ma quella costa troppo! E per questo è taccagno! Ma ci servono per il teatro! Manco ci arrivano! Questi, voglio fare i danzati miei! Facciamo una cosa, andiamo a mangiare. Sì, andiamo a mangiare, non si può pensare al famoso vuoto. Maro, qui capiranno queste fortune e voi pensate solo a mangiare. Vabbè, con questi due finisce sempre in caciara. Non hanno capito che ci stanno tre cose in David che non tornano mai a Dred. E parole, o tempo e l'occasione persa. Andiamo a mangiare. Io non vedo l'ora di scoprire cosa cucina mia suocera. È finita, andiamo a casa.